Giochiamo questo calcio di punizione e poi ricorderemo il regolamento di questa Coppa Italia di Serie C e Tramezzani ancora si accartoccia Vecchini. Sempre molto nervosi, sempre molto spigolosi gli scontri. Attenzione, ancora ne approfitta Bernacci, per poco non beffa, è ancora un errore, una leggerezza difensiva della propria. Attenzione, intanto intervento falloso, una gomitata e qui di Calù. Va a consultarsi con il suo assistente Menegotti Pordenone e c'è cartellino rosso per Calù. Ecco. Sì, qui c'è col braccio destro più che no, col braccio sinistro l'ha data la gomitata sullo prima sterno, col destro, prima col sullo destro. Sterno. Avevo capito, c'è un po' di caccia all'uomo. Un primo tempo eccellente da parte della sua squadra dal punto di vista tattico e poi quel bellissimo gol. Sì, è vero, siamo andati in vantaggio, una partita un po' troppo nervosa, si potrebbe giocare più a calcio, però ci siamo adeguati al clima. E speriamo che nel secondo tempo si giochi più a pallone. Ma è giusto che ogni squadra cerchi di raggiungere l'obiettivo con il massimo sforzo fino alla fine, però insomma un po' più di correttezza sarebbe, ci guadagnerebbe lo spettacolo. Vediamo il Cesena con De Feudi su un bellissimo pallone in mezzo per un soffio in ritardo. Bernacci qui lo vediamo, vedi? Sì. Va sul fondo invece, bellissimo, ecco l'esterno. L'esterno destro sorprende un po' tutto. Per il Cesena esce il numero 10 Chiaretti, entra il numero 16 Ranalli. Entra quindi Ranalli. Prima sostituzione dunque. Vediamo se riusciamo a catturare. Sì, Chiaretti. Molto bene. Una buona prestazione per la tua squadra, adesso anche gli animi mi sembrano un po' più tranquilli rispetto al primo tempo. Sì, speriamo si tranquillizzino perché comunque dobbiamo portare avanti due campionati, loro per la salvezza e noi per la promozione in Serie B. Oggi è la mia prima partita dopo il 23 ottobre, il giorno della rottura del mio ginocchio, sono contento, andiamo avanti così.